piacere questa sera di poter presentare Irene Bonfadini, perché è cresciuta nella nostra realtà sportiva quando era bambina, ha creato i giovanili, ha fatto tutto il suo periodo di giovanili con noi per poi andare oltre, vivere altre realtà e oggi ritornare nella nostra società per noi è veramente una soddisfazione particolare, perché vuol dire che di noi ha sempre tenuto un ottimo ricordo per la crescita che ha avuto e penso che sia contenta anche di ritornare in famiglia. Pertanto ci aspettiamo da lei che ci dia quei risultati che risultati sportivi ovviamente, che noi da sempre perseguiamo e che aiuti le nostre atleti giovani a crescere nello spirito della competizione leale sportiva, che è la base poi di quello che sarà uno stile di vita per il futuro. Io adesso lascio la parola ai tecnici che così spiegano meglio quello che sarà il ruolo di Irene nella nostra realtà sportiva. Beh, io sono estremamente contento di poter lavorare con un tecnico di qualità, vuol dire che il lavoro che ha fatto la società è da elogiare, perché portare qua Irene è un bel colpo e quindi gli sforzi che fanno per migliorare sempre di più il progetto giovanile è merito loro. Irene terrà la 18 e farà la serie di giusto, se non mi sbaglio, ed è un gruppo bello, un gruppo costruire nuovo perché escono nel 2005 e quindi sarà tutto merito suo quello che verrà. Sono contento che lavorare con un tecnico del genere per imparare cose nuove, per confrontarmi con tecnici di qualità, vuol dire che ogni anno che facciamo miglioriamo sempre di più, è merito di questa società che continua a lavorare bene nel settore giovanile. Alziamo sempre di più il livello, è un tecnico a livello nazionale, quindi sarà un bel viatico per le ragazze. L'acquisto di Irene sia un chiaro segnale di quello che è la nostra volontà su tutto il territorio bresciano, ma soprattutto sul giovanile. Infatti sarà l'acquisto più grande che avremo per la prossima stagione e sarà non per la prima squadra ma per la nostra Under 18, Serie D, quindi giovanile. Credo che sia un chiaro segnale dell'interesse che abbiamo davvero a far crescere tutte le ragazze della nostra provincia, portarle poi, si spera, nella nostra prima squadra e a ottenere risultati. Allora ci teniamo davvero a fare col giovanile, quindi cosa non fare, cioè la cosa più importante è la base, quindi i tecnici, e a Brescia penso che sia uno dei migliori tecnici, l'hai anche dimostrato sia giovanili ma anche in categorie molto più importanti che un under 18, quindi di dubbi non abbiamo. Grazie, allora io ringrazio tutti, la società in primis, per questa fiducia che sento sulle spalle, spero di ripagarla. È un po' un cerchio che si chiude perché effettivamente io ho iniziato a conoscere la pallavolo qua e quindi torno alle origini dopo aver fatto la strada fuori e sono super entusiasta, ho tantissimi stimoli, prima di tutto per il contesto che conosco molto bene, ritrovo tante persone, tante facce che avevo già conosciuto anni fa e con cui stavo effettivamente bene, volti nuovi che vedo pieni di ambizione, voglia di fare, molto professionali, quindi sono veramente entusiasta di iniziare questo progetto.
ritrovo Giorgio, che è stato mio avversario per un po' di anni nei campionati nazionali e con cui anch'io sono certa che avremo un ottimo rapporto, soprattutto di interfaccia, di scambio di opinioni. Penso che anche noi allenatori, al di là degli anni che abbiamo fatto sulle panchine, abbiamo sempre voglia di stimoli nuovi, di imparare, di confronto, e quando c'è questa disponibilità reciproca, dal punto di vista mio si cresce molto. Sono anche molto stimolata dal ritrovare il giovanile, perché è giovanile di qualità, quindi nel momento in cui tu puoi mettere mano su dei talenti è veramente stimolante, proprio perché anche in poco tempo riesci a creare qualcosa di veramente buono. Ho una doppia pressione perché quest'anno Giorgio ha portato alla società il titolo provinciale Under 18, quindi ho questo ulteriore macigno, diciamo, sulle spalle. Ma è un vecchio gruppo, tu inizi da nuovo. Esatto, quindi è un gruppo nuovo che prenderò, quindi ricostruiremo. No, però a parte gli scherzi, sottolineo anche questa cosa perché era un po' di anni che mancava questo titolo e si vede che il lavoro che si sta facendo è assolutamente di qualità. Quindi tutti questi elementi fanno sì che, insomma, questo inizio sarà pieno di entusiasmo, quindi grazie a tutti. Posso chiedere una cosa al volo, Irene? Certo. Il Presidente ha parlato dei valori e dell'importanza dei valori. Come interpreti questo ruolo da questo punto di vista? Neanche un impegno educativo, un impegno di crescita? Allora, essere allenatore, a prescindere dall'età delle ragazze, implica per forza di cose anche essere un educatore, avere un ruolo che vada al di là dell'aspetto puramente tecnico. È ovvio che se tu lavori con ragazzi che hanno 15, 16, 17 anni, vale doppio. Sono ragazzi che comunque impegnano 5-6 anche giornate, serate della loro settimana nella pallavolo, quindi sei anche un punto di riferimento che va veramente oltre quelle che sono le indicazioni tecniche. Riuscire a trasmettere lo star bene in palestra, l'essere squadra al di là del nome essere squadra, trasmettere i valori sportivi, star bene. Io facevo i complimenti a Giorgio anche per lo spirito che viene in squadra, proprio per le ragazze che occupano 6 giorni su 7, ma hanno una serenità, un sorriso, lo stare insieme che si vede. Quindi il mio auspicio è che io sia in grado di fare altrettanto, perché se tu crei questo ambiente sereno e sano, poi lavorare diventa anche più semplice. E quanto pesa a livello poi di resa, di rendimento, secondo te, questa tantissimo serenità, questo lavoro fatto in squadra? Tantissimo. Allora, è indubbio che il lavoro ci deve essere, la quantità, la qualità del lavoro ci devono essere, ma questo porta i frutti solo se l'ambiente è sano e sereno. Ci devono essere delle regole chiare, non ci devono essere prime donne, tutte giusto che siano ambiziose, parlo sia di giocatrici che di tecnici, ma con regole di comportamento chiare. Una volta che queste sono chiare, che sia in un ambiente dove comunque c'è lo spirito anche di divertimento, al di là dell'ambizione della crescita, secondo me poi è tutto un po' in discesa. Senti investita di un peso importante, di un impegno, lo vivi in modo sereno, tranquillo? Il fatto di avere la responsabilità di tutto quello che abbiamo detto prima, lo sento, ma è giusto che ci sia, perché questo ti porta a voler far bene. Per come sono fatta io proprio di carattere, a me piace fare bene le cose, quindi questo non vuol dire non essere sereni, vuol dire prendere le cose con serietà. Di sicuro sentire l'aspettativa, sapere quali sono gli obiettivi, inevitabilmente un po' di pressione te la mettono, però non, cioè, fa parte del nostro lavoro, se no non sarei qui, insomma. Grazie. A proposito di obiettivi, li avete già definiti, quali saranno, che tipo di lavoro di scambio ci sarà tra la prima squadra e... Allora, non abbiamo ancora avuto modo di fare dei tavoli tecnici, né con Giorgio né con la società, ma giustamente perché la stagione è ancora in corso, la stessa Under 18 si sta giocando ancora alla fase regionale, quindi è giusto che la concentrazione e il focus rimangano su queste fino a che sarà finito appunto anche questo campionato, questa fase di campionato, e poi ne parleremo. Mi permetto comunque di dire quello che penso io, che poi ovviamente sarà condiviso. L'obiettivo sarà innanzitutto quello di crescere al meglio le ragazze, quindi l'obiettivo principale mio è questo, che poi inevitabilmente si traduce in obiettivi anche di campionato. Come diceva Giorgio prima, sarà un gruppo comunque un po' da ricostruire, perché i punti di riferimento l'anno prossimo escono tutti, perché sono 2005. Quindi bisognerà riprendere in mano il gruppo e ricostruire qualcosa di buono. Dal punto di vista dei risultati,
Penso che comunque l'obiettivo sia sempre quello di provare a vincere il più possibile. Vedremo quanto sarà possibile farlo in base anche al capitale umano che avremo, ovviamente. Agostino? Anche me. No, visto che so che è da Lubido che sei, che ricopri questo ruolo, sì. Se si può fare un primo bilancino, visto che si parla a volte di bilanci. Bilancio, si può chiudere quasi un anno di attività. Si può chiudere un anno di attività nel mio ruolo, nel ruolo che mi hanno dovuto affidare. Per inciso, contentissimo dell'arrivo di Irene, che conosco da qualche anno, e ci siamo anche scontrati con le rispettive squadre, io come dirigente di panchina e allenatore, per cui è un piacere che abbia deciso di venire in promo. Da direttore sportivo sono estremamente contento dell'annata che stiamo portando a termine, abbiamo raggiunto risultati importanti, il merito va totalmente a Giorgio, devo dire, in qualità di direttore tecnico, perché è il primo che sprona tutte le squadre e l'attuale gruppo di allenatori. Come allenatore della Serie B i risultati si vedono, abbiamo avuto un trend estremamente positivo e speriamo di concludere al meglio la stagione, ma sicuramente direi che rispetto alla stagione precedente possiamo essere più che soddisfatti. Sul settore giovanile la vittoria del titolo provinciale alla 18 è un coronamento splendido. Domani avremo la seconda semifinale con l'Under 16, speriamo di poter agguantare un'altra finale, però nel complesso siamo comunque soddisfatti anche di questo traguardo, che all'inizio della stagione non era poi così sicuro ed è merito anche della crescita che hanno saputo dare alle ragazze. Quindi, sinceramente, il mio bilancio è più che positivo, non potremo che migliorare, perché l'impegno della società e il mandato che il presidente e il direttore generale mi hanno dato si concretizza poi nelle persone come Irene e altri allenatori che probabilmente arriveranno, ed è proprio la spinta che vogliamo dare di ulteriore e maggiore crescita del settore giovanile, perché secondo noi in questi anni c'è stato, magari forse prima dell'arrivo di Giorgio, un po' di stacco tra la prima squadra e il settore giovanile, e quello che Giorgio ha ricostruito quest'anno noi vogliamo cercare di migliorarlo ancora di più. È un bilancio assolutamente positivo. Assolutamente positivo. Ti posso chiedere quanto conti la passione in quello che fai, in quello che fate, e come riuscite a trasmetterla? Se qualcosa... Nel mio caso il 95%, il 5% sono le poche forze che mi rimangono e che dedico il mio lavoro principale. Lo faccio da 15 anni, da quando ho cominciato in promo, nel lontano 1800, ma lo faccio solo e... Poi guarda che io non sono una figlia del mezzo. No, è vero. No, lo faccio esclusivamente per passione, e quando poi ci siamo sentiti l'anno scorso ho deciso di tornare a casa, proprio perché sapevo che comunque la mia idea di settore giovanile qui avrebbe trovato sicuramente condivisione, sponda. Ti senti poi, dare di più, ricevere di più? No, io ricevo di più. Io do quello che è il massimo delle mie possibilità. Io cerco sempre di imparare da tutte le persone che conosco, tecnici che conosco. Giorgio l'ho sempre visto all'opera come tecnico, ma da altre panchine o da una tribuna, per cui per me è anche un piacere poter lavorare con lui. Lavorare con lui e con Irene direi che per me a oggi è il massimo del mio risultato, poi vedremo la prossima stagione se riusciremo a arricchire ancora di più. Se posso aggiungere due cose, sotto non dimentichiamo che abbiamo dei gruppi molto interessanti che sono Under 13 e che è lì che gli viene la linfa della società, e stanno lavorando molto bene sotto questo profilo con tutte le società appartenenti al consorzio. E poi penso che il segreto sia che, come il presidente ha un'azienda, questo è il nostro lavoro, e fare una passione, perché per me è una passione farlo diventare un lavoro, penso che sia la cosa più bella, ecco, per noi. Quindi di entrare in palestra come lavorare come uno che lavora in fabbrica 8 ore, non è solo 4,
portare sempre il sorriso sulle labbra, arrabbiarti sicuramente se serve, ma la ragazza tu sei un secondo padre, quindi la educhi a arrivare a fine 18 anni e avere dei valori che vanno oltre la pallavolo. Prendere delle responsabilità, prendere una decisione in un nanosecondo vuol dire prendere una decisione nella vita, sembra stupido ma è così. Schiacciare in diagonale, schiacciare in parallela è come prendere in mano un'altra decisione nella vita. Quindi noi stiamo cercando di lavorare su queste direzioni e anche i genitori stanno capendo la nostra direzione, perché la società è sempre presente, è sana, vedi sempre dei dirigenti in palestra, così su per le labbra, non manca mai una persona e quindi io anche in Serie A non ho mai visto un ambiente così. Bene, io vorrei concludere dicendo che quanto lui ha inserito in questo momento è frutto di 35 anni di esperienza, dove da sempre abbiamo privilegiato la crescita morale e psichica delle nostre allieve, delle ragazze che ci vengono affidate in un periodo, in un'età molto fragile, molto, come si può dire, molto a rischio di errori e di sbandamenti. Noi cerchiamo di contenere questo rischio attraverso lo sport, attraverso un contatto che sia di stimolo e di fiducia verso il giovane, verso la ragazza che deve poi maturare e esprimersi nella vita. Questa è un po' la mia missione personale. Io non sono un tecnico, sono un appassionato di pallavolo perché mi è sempre piaciuta fin da quando ero bambino, non ho avuto modo di praticarla perché non c'erano ancora le strutture quando io ero ragazzo che ti coinvolgevano praticamente nello sport, solo a scuola si faceva un po' di pallavolo nelle ore di ginnastica. E che ruolo ti sarebbe piaciuto fare? Chi lo sa, un po' tutti. Palleggiatore. No? Palleggiatore no. Palleggiatore no. No. Probabilmente avrei fatto volentieri il libero visto che non sono alto 1,90. Ok. E in questo spirito intendo proseguire finché mi sarà possibile, finché la società dimostrerà di mettere in pratica questi valori di altruismo, perché ci vuole molto altruismo per dedicarsi in modo corretto a questa realtà, io ci sarò. Ho visto altre realtà dove si privilegiava la vittoria, dove si privilegiava il buon risultato della partita, che però portava poi a degli scompensi notevoli in seno ai rapporti interni della società stessa, fra atlete, dirigenti e tutte le persone coinvolte. Non è il nostro caso, non è mai stato il nostro caso, perché noi abbiamo sempre colto tutte le opportunità, le occasioni per crescere, nello spirito più goliardico che si possa esprimere, cioè il piacere di dimostrare di saper fare pallavolo. Siamo arrivati alla Serie A, l'abbiamo goduta a piene mani, abbiamo avuto l'umiltà di riprendere da zero, perché quando poi siamo stati costretti per vari fattori a rinunciare all'Olimpo per la pallavolo, la mia decisione è stata quella di partire da zero. Torniamo alle origini e da lì ricostruiamo il nostro castello. Ed è quello che stiamo perseguendo con calma, con tranquillità, perché la nostra finalità è quella sì di raggiungere i traguardi che ci si devono prefissare per forza, però ci prendiamo tutto il tempo che abbiamo di bisogno, perché bisogna viverlo in questo momento. Non bisogna viverlo nell'ansia di arrivare, bisogna viverlo nella consapevolezza di goderlo e di crescere poi con dei risultati che ad oggi la Promovol, penso che nel territorio bresciano, sia una società di primo livello, di tutto rispetto. E se ci sono delle invidie è perché altri non sanno raggiungere le nostre qualità. Una frase che userò stasera. No, poi insomma, hanno anche messo dentro un nutrizionista per le ragazzine, mental coach.
tante cose che fanno sì che non si pensa solo al risultato, ma perché al giorno d'oggi lo sappiamo il problema della scienza qual è, no? E quindi si cerca di aiutare anche in quello. Quindi insomma sono dei bei traguardi. Quindi l'attenzione anche al benessere di cui parlava Irene, di cui parlava la Presidente. Se sta bene l'atleta, sta educa bene. Educa anche con il mental coach come figura di riferimento per tutte sì. le ragazze delle varie sì. categorie. Sì, chi vuole usarlo lo può usare tranquillamente perché comunque è loro, è perché non bisogna forzarle, però parecchie ragazze del giovanile quest'anno hanno usufruito del mental coach. E hai visto dei miglioramenti, dei cambi da quando è arrivato? Ci sono stati dei percorsi secondo te? Sì, perché comunque è un percorso che fai insieme a lui e devi sapere come trattare l'atleta e secondo me la bravura del tecnico è vedere se c'è un problema, dirglielo e provare a fare in modo che questo atleta risolva il problema, perché molte non se ne accorgono, invece ne vivono tutta la settimana te ne accorgi. E lì abbiamo visto dei miglioramenti in parecchi atleti, non che sia la settima squadra, ma che sia anche a livello del giovanile nel 2008, nel 2007, quelli che sono andati. E quindi sì, è stato un bel percorso. Con gli allenatori? Sì, cioè, abbiamo fatto il percorso di un anno con gli allenatori. Con lo staff. E a livello di alimentazione avete qualche... Beh, il nutrizionista ci dà una grossa mano, però quello è, per me rimane un discorso delicato che va trattato con molta calma, non possiamo trattarlo noi allenatori, dobbiamo essere bravi a non entrarsi piedi pari perché rovini l'atleta. E quindi se ti accorgi di qualcosa lì vai a parlare col genitore e deve essere il genitore il primo a fare il primo passo per l'atleta. Ti ho detto, deve essere bravo l'allenatore o l'allenatrice a valutare alcune cose perché non rende in certe situazioni oppure comunque certi atteggiamenti che fanno in modo che siamo stati bravi a prenderne qualche duna e provare a vedere se si riesce a risolvere il problema. Non è detto che si risolva, ma almeno lo aiuti. Parlavi di genitori, gli vedi come supporto o come delle figure che rimangono a lato oppure si intromettono? Come vedete il rapporto con i genitori in generale, al di là dei singoli casi, cioè, sai quello. È per quello che la società prende sempre tecnici più qualificati, perché il tecnico bravo è bravo a tenere distanza dal genitore. L'errore più grosso che fa un allenatore è dare troppa confidenza al genitore. Ciò non vuol dire non parlare con il genitore, però non dicevo, però io parlo con l'atleta, io non ho mai parlato con dei genitori. Il problema lo risolve l'atleta, se non va bene a risolvere il problema io non parlo con il genitore, non è che non ci siano altre problematiche, questo gli viene spiegato all'inizio dell'anno. Quei genitori che entrano a piedi pari rovinano secondo me solamente l'atleta, non danno la possibilità di esprimersi anche se hanno 14-15 anni. Devono imparare a sbagliare, se non sbagliano non imparano a migliorare. E quindi questo, il valore della 18 quest'anno ha vinto per questo, non perché abbiamo lavorato bene tecnicamente, sì, questo è un fattore, ma come dice il Presidente, stanno bene in palestra e i genitori hanno creato un gruppo, prima della partita mangiavano la salsiccia insieme fuori dalla palestra. Cioè questo è lo spirito bello che io non ho mai vissuto e sinceramente è bello, alla finale